Martedì 27 settembre 2016, benvenuti al secondo appuntamento di oggi con l'informazione di Milano All News. Io sono Andrea Sidoti, vediamo subito insieme le notizie principali della città. Anche quest'anno in Lombardia ogni comune adotterà delle proprie norme antinquinamento senza una strategia a livello regionale. Fa discutere anche il mancato bando dei diesel Euro 3, nonostante le promesse del governatore della Lombardia, Roberto Maroni. In ogni caso i divieti saranno in vigore dal 15 ottobre al 15 aprile e a Milano dalle 7.30 alle 19.30 si prevede il blocco di tutti i veicoli Euro 0 e dei diesel Euro 1 e 2. Daria Colombo è la nuova delegata alle pari opportunità. L'incarico a titolo gratuito le è stato assegnato dal sindaco Giuseppe Sala e proseguirà fino a fine mandato. L'obiettivo principale di questa nuova carica sarà quello di promuovere e rafforzare le iniziative per la parità di genere, in primo luogo dando via all'istituzione di una casa delle donne in ogni municipio. Questo consentirà di creare un punto di riferimento dove le cittadine e i cittadini potranno confrontarsi, trovare informazioni e far sì che le buone norme sulla parità dei diritti vengano applicate e rispettate. 450 educatrici ed educatori di asili nidi e scuole materne vedranno il proprio contratto trasformarsi da tempo determinato a indeterminato. L'annuncio viene dato dall'amministrazione comunale di Milano insieme al ministro per la semplificazione pubblica amministrazione Marianna Madia. Il sindaco Giuseppe Sala annuncia che questo venerdì è previsto un incontro tra Palazzo Marino e i sindacati per discutere delle modalità delle nuove assunzioni, che verranno effettuate entro la fine dell'anno. Anche in piazza Morbegno la sede del tram sarà presto ricoperta da un prato verde. Sono infatti stati avviati proprio in questi giorni i primi interventi di riqualificazione dell'area. L'idea, sperimentata per la prima volta in via Mac Mahon, era nata da una proposta di un consigliere di zona 8 per contrastare l'impatto dovuto all'abbattimento di alberi, operazione resa necessaria per salvaguardare la sicurezza della circolazione. Visto il successo ottenuto, si è deciso di ripetere l'esperimento approfittando dei lavori per ripristinare la piazza, importante snodo del quartiere Loreto, attraverso l'ampliamento delle uole e la piantumazione di nuovi alberi. E con questa notizia per il momento è tutto, io vi ricordo che ci ritroviamo questa sera con l'ultimo appuntamento della giornata con l'informazione di Milano All News. Io intanto vi ringrazio per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di giornata.